Fiore. Valerio Bertotto, storico capitano dell'Udinese, oggi presente anche tu a questo avvenimento, no? Così importante, il ritorno di Zico, la partita degli amici di Zico, quali sono le tue emozioni, insomma, di essere presente a un momento del genere? Sicuramente è bello e piacevole rivedere un po' di ex compagni, di calciatori che magari hanno fatto la generazione precedente alla mia, che sono stati dei grandi campioni. È bellissimo ritrovare colui che è stato un vero campione della storia del calcio mondiale, quindi insomma, però, andando a freddo, fu un piacere, credo che anche la gente, insomma, non solo friulana, tutti gli appassionati di calcio lo ammirino, lo abbiano ammirato e lo ammirino per quello che fa. Esattamente, appunto, parlando di passato, sicuramente il nome di Zico, no? È un nome che ha fatto la storia. A proposito invece di presente, di tempi attuali, hai seguito l'Udinese in questa stagione, che idea ti sei fatto? Una squadra che ha chiuso in crescendo la stagione e ha fatto un ottimo giro di ritorno. Sì, un'ottima squadra con degli elementi importanti, partita un po' zoppicando, però la qualità dei singoli alla lunga è emersa, perché insomma appunto, la fase finale del campionato è stata abbastanza significativa e credo che insomma quello per cui sta girando intorno al mondo udinese appunto i grandi fari messi su alcuni calciatori vuol dire che il lavoro e la qualità dei singoli c'è. Ultima domanda, arriva Andrea Sottil come nuovo allenatore, tu se non sbaglio sei giocato insieme ad Andrea, esatto. E che tipo di allenatore è e secondo te se l'allenatore ha portato dietro quel carattere, no? Che aveva anche lui quando giocava, quando era il difensore roccioso, no? Dell'Udinese in quegli anni, appunto inizio anni 2000. Io sono contento per lui perché se l'è guadagnata sul campo facendo anche lui tanta gavetta, quindi gli faccio davvero un grande in bocca al lupo Andrea. Sai, lo stile di conduzione della squadra è molto personale, come hai detto te, no? Molto, chi la mette molto sul carattere, chi la mette molto sul dialogo, ogni allenatore ha la sua modalità, sicuramente a lui gli verrà consegnata una bella macchina, faccio fatica a pensare che non possa guidarla. Bene, grazie. Grazie a voi.